Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Orco Verde. In questo video volevo informarvi che Rockstar ha rilasciato un nuovo evento per questa settimana. Questo evento è dedicato all'evento Stunt da Capogiro. Questo evento è iniziato ieri e terminerà precisamente l'1 agosto. Praticamente ragazzi, ieri hanno aggiunto 5 nuove gare Stunt, nuovi veicoli, ovvero il Bravado, Sprank, Buffalo, MTL Dan o Dun e il Vapid Contender. Ieri ho fatto un video a riguardo dove modificavo questi tre veicoli e ho dato anche un parere se ne valeva la pena acquistarli oppure no. Se volete darci un'occhiata, vi lascerò il link di questo video nella descrizione di questo video. Non poteva mancare la gara premium come al solito. La gara premium sarà disponibile da venerdì 29 luglio fino al 31, ovvero domenica. La gara premium di questa settimana sarà con le auto sportive. Le gare premium servono per vincere dei soldi, scommettendo anche del denaro. Per partecipare a una gara premium dovete pagare una soglia di quasi 20.000 dollari se non sbaglio, comunque sia circa 20.000 dollari. Chi vincerà, quindi chi arriverà primo, non secondo, solamente primo, vincerà 100.000 dollari più le varie scommesse se avete scommesso su quel giocatore o su di voi. Quindi vincerete quel bonus in più che avete scommesso di quel giocatore. Da mercoledì 27 luglio fino a venerdì 29 luglio tutte le gare Stunt da capogiro avranno i soldi e RP doppi, quindi potrete usufruire di questo bonus per 2 giorni da utilizzare per guadagnare soldi e salire di rango più velocemente rispetto agli altri giorni. Se accedete su GTA 5 Online almeno un secondo entro la fine di questo evento, quindi entro l'1 o l'1 agosto, riceverete una tuta d'oro. Questa tuta d'oro fa parte del nuovo DLC Stunt da capogiro, potete equipaggiarla gratis solamente andando in un qualsiasi negozio di abbigliamento sui nuovi completi del DLC Stunt da capogiro. Come sconti ragazzi c'è lo sconto del 30% sul jet Buckingham Nimbus e l'elicottero Volatus. In più ci sono anche degli sconti su Neon e riverniciature per veicoli, tutti i veicoli, auto, moto che si possono modificare o all'Officina di Venice o allo Santos Custom. Comunque se vi lascerò il link in descrizione del video che ho caricato ieri dove modifico questi tre nuovi veicoli, inoltre anche nel sito della Rockstar Newswire, così che potete approfondirvi di più riguardo questo evento. Io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video sui vari social network e da Orco vedete tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!